Buonasera a tutti, accetto volentieri di nuovo in questo periodo l'invito della nostra emittente Tele San Domenico per in qualche modo testimoniare quella che è stata la riapertura, diciamo così, la riapertura delle attività liturgiche nella nostra comunità di Cortona. Innanzitutto abbiamo riaperto il 18 di maggio, come tutti, con la messa feriale, ma la messa che ha riaggregato tutta la comunità è stata celebrata, come sapete, la domenica 24. Abbiamo celebrato all'aperto, davanti alla concattedrale, per dar modo alle tante persone più, in modo che fosse una capienza più grande, ed è stato un momento molto bello, un momento in cui davvero la gente ha sentito il bisogno di ritornare a poter celebrare i misteri del Signore, con molta serenità ma anche con molta attenzione. Devo dire che in questo tempo di riapertura, in cui poi abbiamo celebrato chiaramente le chiese, le messe nelle nostre chiese e anche nella nostra concattedrale, la gente, il popolo di Dio è molto attento, preciso anche a quelle che sono le regole cui bisogna attenersi per rispetto della propria salute e della salute degli altri. Spiritualmente c'era un desiderio vivo di potersi rivedere e soprattutto potersi rincontrare nella celebrazione dell'Eucaristia. C'era un desiderio proprio di ricevere Gesù che non ha mai cessato di essere presente attraverso la parola, attraverso i mezzi della comunicazione di massa, cellulari, computer, però c'era proprio questo desiderio di ricevere Gesù nell'Eucaristia, nella sua parola e nell'Eucaristia. Un desiderio anche umano, affettivo, di potersi rivedere e di potersi reincontrare, anche se con la distanza sociale, anche se non potendosi in qualche modo dare la mano, abbracciare, è stato bello, molto bello, potersi rivedere e potersi reincontrare. Il Signore ci ha donato questa grazia. E noi l'abbiamo accolta. E ora si tratta davvero, come ci ha detto anche il nostro arcivescovo nella messa crismale e in più occasioni, di non fare tabula rasa del passato. Certamente la vicenda è stata molto dolorosa, soprattutto per le vittime, per coloro che hanno perso i propri cari, per la sofferenza economica che si sta vivendo. Ma dobbiamo vedere anche nella Chiesa il nuovo, non arroccarsi al vecchio, ma casomai alla tradizione perché possa però aprirsi alla realtà nuova che lo Spirito Santo, abbiamo da poco celebrato la solennità dello Spirito Santo, ci chiede. Quindi non arrocchiamoci in noi stessi. Una delle tentazioni di questo lockdown è quella e della paura che tutti abbiamo vissuto, è quella di rinchiudersi in se stessi. Ecco, credo che questo sia lo stimolo invece per avere l'atteggiamento opposto, quello dell'apertura, quello del Signore che ci chiede di andare, come ha inviato gli Apostoli, anche noi, nella nostra comunità, nella nostra Chiesa. Quindi il positivo di questa riapertura è proprio il Signore che ci ha ridonato la gioia di rivedersi insieme, di poterci ridonare in fondo il saluto che ce l'avamo lasciati con saluti, potremmo dire, in video o in videoconferenza o per telefono, e soprattutto poter ricevere Gesù realmente presente nella parola e nell'Eucaristia che fa la Chiesa.